Se questo video arriva, calcolando che il massimo di mi piace è stato 51, arriva almeno a 50 mi piace e almeno 150 visualizzazioni, come minimo, vado a fare l'allenamento, non questo, ma un suo allenamento, probabilmente sulle gambe, in spiaggia, per vedere la fatica. Giuro che metto la maglietta così non vomitate. Benvenuti a tutti ragazzi al nuovo video. Oggi continuiamo la serie che abbiamo iniziato nel video con il CrossFit, in cui mi cimenterò in uno sport che non ho mai praticato, anche perché oggi faremo il beach volley e forse ci avrò giocato 2 volte sulla spiaggia, ma non credo neanche fosse il beach volley. Era più rotolarsi sulla sabbia. Mi ha scritto un mio amico per puro caso, mi ha detto: perché non provi un mio allenamento per il beach volley? Naturalmente io sono andato come proprio di getto allo smorzo a cercare tipo 50 kg di sabbia, perché comunque senza la sabbia non è beach volley, purtroppo era chiuso. E mi hanno fermato, mi hanno fatto la multa e tra un anno andrò in carcere. Quindi, prima che andrò in carcere, ho detto: dai, giriamo sto video, a sto punto devo andare in galera, giriamo il video. È diviso in, penso, 10-12 esercizi, non mi sembrano di più. È semplicemente un circuito che fa lui durante il suo allenamento e lo farò senza la sabbia, quindi sarà più facile probabilmente. Sicuramente sarà più facile, ma nel caso in cui il video dovesse andare bene, magari vi dovesse anche piacere come cosa, potrei provare a portare un altro allenamento, ma semmai se potrà uscire di casa, direttamente sulla spiaggia. Però non tengo la maglietta perché non mi va di diventare una cotoletta. Quindi, prima di iniziare, vi chiedo di lasciare like, iscrivervi e condividete con i vostri amici che fanno beach o che comunque fanno pallavolo per vedere me e farmi insultare anche da chi fa altri sport. E in più commentate, magari potete anche scrivermi su Instagram, che ne so, se fate uno sport che si può praticare a casa, non mi scrivete, che ne so, ginnastica artistica, se non c'ho il tappeto sono morto, posso fare la capovolta e basta. Perché si chiama capovolta e non capriola. Chiuso il target da scienze motorie. Quindi queste 3 cose, 4, quante erano, non mi ricordo, e mi vado a cambiare e ci vediamo sulla sabbia, no, sulla finta sabbia. Ho detto che mi cambiavo, però, cioè, naturalmente non mi sarei mai presentato in costume, anche perché non c'è il sole, non c'è il mare, non c'è la sabbia. E non c'è il fisico. Allora, dopo che la mia ragazza mi ha preso per culo, possiamo iniziare. Gli esercizi me li ha scritti qua, più o meno, dato che magari li chiamiamo in modo diversi, gli ho chiesto anche dei video in cui me li facesse vedere. Quindi iniziamo subito con 4 esercizi per l'addome. Vi dico che in totale saranno 7 esercizi per l'addome. Io non alleno l'addome. Non so se vi ricordate il video del CrossFit. La parte difficile è finire i sit-up, perché io non faccio gli addominali da quanti anni ho? 22. Quindi iniziamo. Crunch sospeso. Lui fa 2 serie da 15. Questo vuol dire che fa il crunch, resti un attimo in isometria, non sospeso, però ok, per magari un secondo e poi scendi. Ho perso il conto. Vabbè, famoso. Ok. Tra un crunch e l'altro ci sono 30 secondi di recupero, però non ho scordato di dirlo, eh? Ma sì, tra una serie e l'altra, però. Tra una serie e l'altra, sì, pure. Ok, fatte le 2 serie di queste, abbiamo 2 serie con sempre di crunch, però con le gambe sollevate e tra le gambe stringiamo una palla. Loro stringeranno quella da pallavolo, io avevo questa che pure sgonfia e stringerò questa. Sempre 2 serie per 15, in questo caso non bisogna tenere l'isometria e quindi sono più semplice. Modo di dire. Il motivo per cui nel beach e penso anche nella pallavolo più o meno saranno gli stessi allenamenti,
si parte dall'addome o comunque si rinforza parecchio l'addome è perché quando uno va su schiacciano a beach. Vabbè, lui no perché è basso, però quelli che giocano a beach veramente schiacciano. Luca, io lo abbandonerei come amico. Vabbè, quelli schiacciano. I muscoli che danno stabilità quando sei in aria sono quelli dell'addome. Proprio lo use, ma sei io. No, ma lo sono studiato, me lo sono meritato quel 28 a pallavolo. Terzo esercizio, continuiamo con gli addominali. In questo caso andremo a lavorare la parte orizzontale, cioè le maniche d'amore, in poche parole nel mio caso. Mettiamo la palla in mezzo ai piedi e dobbiamo cercare di arrivare con le mani a toccare la palla. Quindi acqua per terra. Naturalmente più vicino alla palla, prima ci arrivi. 15 per lato. Ultimo scrocchi. Guarda che non stai pulendo il tappetino. Ti devi concentrare sull'addome. Ma chi ce l'ha? 30. Ok. Adesso continuiamo con gli obliqui. Il vomito. Sempre due serie pure di questi. E poi passiamo ai... piegamenti. Come ultimo esercizio di addome continuiamo con gli obliqui, in questo caso sempre 2x15. Allora, la gamba che sta sotto bisogna fletterla, quest'altra tireremo il piede a martello e la gamba non deve poggiare solo l'altra gamba. Questo braccio va a terra e lo mettete qua e ora potete scegliere se far scivolare il braccio verso il ginocchio oppure salire voi, però in questo caso magari vi aiutate con il braccio, quindi io consiglio di scivolare in questo modo. E fate 15 a destra, 15 a sinistra. Ho perso il conto, non parlà. 8 9 10. Ma che cazzo dici? 11. È vero. Sempre 30 secondi di pausa, altra serie, ma noi ci vediamo direttamente ai piegamenti. Ok, adesso come ho detto passiamo ai piegamenti, perché comunque i piegamenti allenano petto, spalle e tricipiti, e per avere, cioè il muscolo che dà la forza nella schiacciata è il tricipite. Solo 28 mi ha messo, almeno 30. Qualcuno gli mandi il video a Morelli. Fa 3 serie, dalle 8 alle 10 ripetizioni. La prima serie, piegamenti classici. Seconda serie, piegamenti stretti. Terza serie, push diamond. Lui ha scritto strette e strettissime, sono quelle. Ha scritto intermedio. Vabbè, intermedie e strette, beh, sono quelle. Quindi tra un piegamento e l'altro, tra una serie Luca, e l'altra. Luca, di chi tra me e Antonello ha ragione? Tra un cosa e l'altro, io lo recupero, iniziamo. Easy! Uno! Adesso quelle intermedie o per me strette, in cui andiamo a utilizzare di più il tricipite. Luca, tanto ho ragione io, vero? Ho fatto un bel video, andatevelo a vedere, in cui spiego le varie tipologie di push up, nel video in cui c'è pure Chiara. Ok, terzo tipo di piegamenti. Probabilmente, devo fare tra le 8 e le 10, ne farò due. Una. Dai, sì, non ce la faccio, già lo so. Allora, le mani si mettono il più vicino possibile. Cioè a forma di? De patata. Siamo in zona protetta ancora. Da qua si scende. Uno. Due. Tre, porco due. Bravo. Madonna santa, che botto. Luca, ma come cazzo fai sulla sabbia? Vabbè, mi rifiuto. Va bene, ne ho fatte 10. Sì, ne ho fatte 10. Ne ho fatte 10. Adesso okay. Abbiamo di nuovo gli addominali, vero? Dobbiamo fare il plank. Ah, qua è tosta. Due ripetizioni, due serie da 30 secondi. Poi plank dinamico, sia con le braccia prima e con le gambe dopo, con le gambe prima, va bene, una cosa del genere. Direi primo braccio. Ok, c'ho il timer. 30 secondi, che fai? Non ce la fai? Ma perché ogni volta mi spittano? 3, 2, 1. Sì,
Se vuoi inganna e metti le ginocchia giù. Ma non stai ingannando questo ragazzo. Dì la cosa importante. Mi scappa una puzza. No, la cosa importante è la schiena. Bella deve essere. Bella, bella. Meno 9, 8, 7, 6, 5, 4, vai, 3, 2, 1, giù. Ma perché quando ti butti giù si sente un boato? Perché sono pesante. Sei riuscito a spostare anche la panchina? Ma vaffanculo. Vai, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, giù. Questa è la parte facile. So refreshing. L'anche dinamico con le braccia. Qual è? È quello dove la gente su TikTok fa le challenge. Quindi, da qua, scendi, sali. E questo è un movimento. Noi lo devo fare per 30 secondi. Abbassa quel culo. Abbassa quel culo. No! Ma abbassa quel culo. Non lo faccio per 30 secondi. Io non li faccio più questi video. Basta, è finito quel video. Vaffanculo. Ora ti ho preso. Dai, amore, ti mancano 11 secondi. Ma che è andato avanti il tempo? Stavo a 7 quando tocca scala. Basta. Sono durato 5 secondi in più. Per molti maschi è un record, ma non per me. Ok, vi avevo detto che erano due serie sia di plank dinamico con le gambe che con le braccia. In realtà è solamente una serie a testa da 30 secondi. Quindi sommando le due che ho fatto sono arrivato a 30, quasi 30 secondi. Per quello delle gambe plank con dinamico di gambe, stessa posizione, da qua andiamo ad aprire, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi. Se risulta troppo facile si possono aprire entrambe le gambe e chiudere entrambe le gambe allo stesso tempo, quindi fare tipo dei saltelli. Dopo che avete visto quanto faccio schifo con gli addominali, andremo a lavorare il dorso con tre esercizi. Tutti e tre gli esercizi si faranno da sdraiato, quindi stiamo a armare in poche parole. Tutti e tre gli esercizi si fanno da sdraiato, sono tutti e tre da una serie e tutti e tre da 30 secondi. Quindi il primo sarà un lavoro a X, quindi andremo a lavorare. Quando lavorerà braccio destro, lavorerà gamba sinistra, braccio sinistro, gamba destra. Quindi partendo da sdraiato, la testa poggia sul tappetino e andiamo a sollevare sia braccio che gambo. Magari fate una decina di volte con una e poi dopo cambiate. Ok, qua non mi sembra che ci sia recupero, quindi il secondo invece è a farfalla, senza interruzione, sempre per 30 secondi, testa che poggia comunque, entrambe le braccia verso l'esterno e tirate giù. E qua lavoreranno i dorsali. Questo lo potete utilizzare anche in questo periodo di quarantena, magari con delle bottiglie d'acqua. Ok, infine al terzo esercizio. Bisogna avere un'ottima mobilità per poterlo eseguire, quindi probabilmente non lo farò al massimo della pienezza. Bisogna fare degli archi, sempre a testa poggiata, con entrambe le mani. Innanzitutto palmo rivolto verso il basso. Da qua andiamo ad aprire un arco appunto e quando arriviamo più o meno a metà ruotiamo il palmo e bisogna arrivare all'incirca sopra il gluteo, cercando di mantenere sempre la stessa posizione. Anche questo lo potete utilizzare comunque per lavorare il dorso. Io lo faccio fare a un ragazzo che seguo e io sapevo che si chiamasse semplicemente Angels No Reverse, quindi l'angelo della mia al contrario.
Come ultimo gruppo muscolare che manca ad allenare sono le gambe, che sono anche le più importanti, perché grazie a quelle si salta, si fa il ballo, il palleggio. Comunque è tutto un unico movimento. Qui abbiamo vari esercizi che purtroppo io non vi posso far vedere, o comunque non, perché non ho lo spazio, servirebbero all'incirca una decina di metri. Qua ce ne avrò due scarsi. Provo a farvi vedere qualcosa, ma è capace che mi spaccherò. Sempre abbiamo quattro esercizi in questo caso, sempre più o meno di 30 secondi e alcuni con due serie, altri con una, sola serie. Come primo esercizio è quello di mettere un pallone alla fine del circuito, partire dal fondo, quindi bisognerà fare uno scatto. Nel momento in cui arrivi al pallone ti fermi, passo incrociato, ti giri e riparti di scatto. Questo va fatto per due volte per 30 secondi. Come vi ho detto, non ho lo spazio e sicuramente sulla sabbia è molto molto faticoso, quindi non perciperei non riuscirei a percepire la fatica. Quindi ve la butto là. Se questo video arriva, calcolando che il massimo di mi piace è stato 51, arriva almeno a 50 mi piace e almeno 150 visualizzazioni come minimo, vado a fare l'allenamento, non questo, ma un suo allenamento, probabilmente sulle gambe, in spiaggia, per vedere la fatica. Giuro che metto la maglietta così non vomitate. Come secondo esercizio c'è il salto avanti e indietro sulla palla per 30 secondi, quindi abbastanza semplice. Da qua, così, per 30 secondi, sempre sulla sabbia diventa molto più complicato. Poi salto da destra a sinistra, perché comunque, appunto, stavo a morire. Comunque va allenato in tutte le direzioni. Infine una corsa guidata con una corsa guidata. Quindi ci sarà il vostro allenatore, il vostro amico, tuo fratello, tuo cugino, quello a cui hai appena inviato il video, perché gliel'hai inviato, lo so, che magari ti dirà corri verso avanti, tu correrai in avanti. Nel momento in cui ti dice sinistra, ti fermi e corri subito a sinistra, destra, andai subito a destra o quello che vi pare. Poi è finita, perché secondo me siete morti e magari vi fate la partitella con l'amico vostro e il bagnetto al mare. Ok, purtroppo non l'ho provato appieno perché comunque ve l'ho detto, sono andato a comprare la sabbia ma era chiuso, quindi non l'ho potuto provare. Ripeto, se il video arriva a 50 mi piace, 150 visualizzazioni, vado al mare con Luca, con Chiara, con chi vuole venire con me, resto in maglietta e lo provo là. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi dico che in totale, non avendo fatto questo delle gambe, l'allenamento è durato mezz'ora e ho bruciato 170 calorie. Quindi se per caso lo volete fare a casa, in mezz'ora 170 calorie non sono mai da buttare. Penso che per questo video è tutto. Vi chiedo come al solito di iscrivervi, lasciare like, quello che vi pare. Fate arrivare il canale a tutti i vostri amici, mandatelo a tutti quelli che fanno beach, mandatelo a chi fa pallavolo, perché tanto sempre più o meno gli esercizi sono quelli. Vi ricordo di commentare con il vostro sport. Per questo episodio di questa serie è tutto. Ci vediamo al prossimo sport e soprattutto ci vediamo al prossimo video.